chiudiamo il caso di dire in bellezza con la dottoressa Iannone, curatrice della mostra di Martin Goyens, in particolare le vele e le regate. Allora, un tema ricorrente di Martin è questo palazzo. Come nasce questo connubio? Assolutamente non poteva che non essere così, perché nel cuore di Roma, un palazzo del 1700 meraviglioso, dove tutto traspira, l'arte traspira dalle pareti, dai quadri che già ospita, dai mobili, per cui era il luogo più giusto per esporre a Roma queste opere meravigliose, anche perché Martin Goyens a Roma è la prima volta, ma già in un museo a Trevignano Romano, vicino Roma, Martin ha esposto le sue opere accanto a quelle di Monet. Quindi per lei è stato un grande onore e per noi una grandissima soddisfazione. Martin è un'artista eclettica, eccezionale, usa il colore con una passione, veramente incredibile, rapisce le emozioni di tutti noi. Fra le altre cose riesce sempre a trovare e a fare qualcosa di nuovo. Per esempio, tempo fa lei ha conosciuto il presidente Corrado Calabrò e dopo aver letto le poesie di Corrado Calabrò, lei si è innamorata di alcune di queste poesie e le ha rappresentate con la pittura. Quindi è eccezionale, per cui devo dire veramente una grande ammirazione. Oggi è una grande giornata, questa è la settimana dell'arte a Palazzo Ferraioli. Esatto, perché diamo le date della mostra. Ci sarà tutta la settimana, la mattina dalle 11 alle 13, il pomeriggio dalle 16 alle 20 e ci saranno anche altre occasioni, per esempio domani c'è la presentazione di un libro molto interessante scritto dalla brava pittrice, architetto Carmia De Ninnis, e sarà un libro curato, presentato da Marcello Veneziani e da Renato Farina, e tutto questo sempre all'interno di questo viaggio nel colore di queste opere meravigliose di Martin. Grazie Sara Iannone, noi felici di essere qui con le telecamere di Liberi TV. Grazie.